Pronto? Buongiorno, chi è? Fiorai? Sì. Carissimo, buongiorno, su Pasquale. Pasquale Stewart, non so, cocco, però sono venuto a due te. Io non l'hanno poco inglese, che sei stato bellissimo. A Via Foria, non lo so se ho parlato con te. Con Giuseppe che è il titolare che è momento, sì, Giuseppe, io pensavo che eri Giuseppe. Ah, figurati, scusami se ti volevo chiedere, ma tu le fai anche tu quelle belle composizioni, quelle cose che facete là, oppure devo aspettare Giuseppe? Siamo noi al negozio. Figurati, te lo volevo chiedere perché ti spiego, no? Ma ne capite chi sono? Pasquale Stewart? No, io mi ricordo. Ti spiego, l'inglese. Vabbè, comunque non ti preoccupare, ti spiego, io avessi bisogno di mandare una corona a casa da sì. Però mi serve una cosa particolare perché non posso fare brutta figura, sennò poi dicerò io, con io non puto tu, là che sta a Napoli. Poi ha fatto i soldi. Tanto che noi la corona non la facciamo, facciamo il cuscino, un cuore, una croce. Allora ti dico la verità, i pazzisci te ne passai. Però non voglio che figuri proprio come se fosse una corona, ma fa una cosa più particolare. Come quindi facciamo un cuscino che è molto più elegante una corona. Cioè ma però un cuscino è un po' piccolo. Sì. A me mi serve una cosa. No, io lo posso fare di qualunque dimensione. Cioè, o più grosso cuscino che tenete. Per esempio, un cuscino che se ci stesse Polifema e sapete mettere la capaco. Ad essere rosso assai, perché io non posso fare brutta figura, capito? Su Pasquale Stewart. Non so se hai capito, il fatto che è morta sì, però più che altro anche per la spedizione eventualmente come funziona, perché mo è parecchio che non lo faccio fuori. Pronto? Vai. Pronto? Sì. Mi sente? Sì, che è successo? Sì, datemi un secondo. Prego. Ti capisco cuscino. Sta avvicinando. Non lo so, no. Diamogli tempo, pronto? Io aspetto. Aspetta. Pronto? Eccoci qua. Sì, chi è? E come fine? Mo stiamo parlando già con una persona, ma una tavola chi è? Che facciamo? Cominciamo a rucapo. Sentite, se mi va, diciamo, dicendo rucapo, che il ragazzo non lo sa. Il ragazzo sì. Non lo sa, però abbiate pazienza. Se stiamo parlando, Gerari, che professionalità è questa? Ma voi chi siete? Su Pasquale Stewart, l'inglese. Ma chi è il titolare? Non ti conosco, sono io il titolare. Ehi, titolare, tappa, come stai? Su Pasquale Stewart, che poi si viene a pigliare i fiori a tutti. La rumena che tengo sempre la tavola che ne giuro. Forse non ti ricordo. Vabbè, comunque facciamo. Segnati un attimo un numero, mi non mi conosci. E già fa st'ordine pazzi che è morto. Come fa? No, è solo da vicino a chi non conosciamo. Come non conosce? Vicino a me su Pasquale Stewart, mi conosci. Ma non mi conosco. E vengo da vicino, ma prima che scenga che sta pure chiudendo, posso sapere se perlomeno mi può accontentare pure che venga vicino. Vedi, è qua, avviciniamo tutto. Spedizioni anche in Inghilterra, quindi. Sì, dovunque. Ah, tutto a posto. Ma poi ci porto direttamente tu, sì, a Pirolietti. Ma c'ha può leggere pure. Non ho capito cosa fai. Ti provo la coppa. Ma come ti permetti? Vicino a me, zio. Ti provo la proprio un capattese. Tu sei proprio uno scostumato. Ma poi... va bene, detto...